trovati a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione d'Italia di 7. In settimana l'organo legislativo regionale è tornato a riunirsi con diversi temi all'ordine del giorno della seduta ordinaria, tra questi la discussione delle relazioni di maggioranza e opposizione e del lavoro della commissione d'inchiesta sui vaccini. Sono state presentate in aula le relazioni di minoranza e di maggioranza con cui si sono chiusi i lavori della Commissione d'inchiesta sui vaccini e sulla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da covid-19. Illustrando il lavoro della Commissione, il Presidente Vittorio Fantozzi ha ringraziato i partecipanti per i sei mesi di lavoro, sottolineando come sia stato rendicontato un lavoro molto significativo svolto dal Consiglio regionale e portato avanti con le sue risoluzioni. La Commissione Vaccini ha portato all'attenzione del Consiglio, ma anche di tutti i toscani, un testo condiviso su 200 pagine, per 198 pagine, tra maggioranza e opposizione. Questa eh, diciamo, relazione poi condivisa ha preso delle vie diverse, dove sostanzialmente abbiamo voluto rimarcare determinati aspetti. Eh, senza riuscire forse a farsi intendere molto bene dalla maggioranza che eh, sostanzialmente rimane racchiusa all'interno della politica dei primati, insomma si è primi in classifica ovunque e sulla scia dei primariati in classifica si, fa, si sconta sostanzialmente di non voler riconoscere come in effetti eh, taluni ritardi, talune eh, situazioni eh, dettate da un'impreparazione o da una cattiva comunicazione possono essere costati chiaramente parte delle vittime che registriamo all'interno eh, del fattore Covid in regione Toscana. La regione Toscana si è trovata a gestire come le altre regioni una situazione straordinaria, inedita e di caratura globale, per cui con un panorama assolutamente nuovo e strumenti inizialmente molto carenti, pensiamo, che mancavano le mascherine, mancavano i respiratori. Devo dire che ricostruendo anche il percorso normativo che la regione ha messo in campo, si vede come si sia da subito mobilitata la Giunta, il Presidente Rossi nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto, molto snello, che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto tre aziende e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero eh, unica, una riorganizzazione profonda che, eh, alla quale comunque la Regione ha saputo rispondere in maniera efficace e resiliente. Abbiamo dovuto anche far rilevare quelle che sono state le criticità della gestione anche da parte della Regione Toscana che da parte nostra non ha avuto eh, coraggio, soprattutto nella prima fase quando a livello governativo eh, gestiva Arcuri. Secondo noi l'arrivo di Figliolo ha poi cambiato le linee, si è andati a vaccinare gli ultraottantenni, ma nella fase precedente ci siamo dimenticati per esempio che eh, non avevano priorità eh, i disabili, i loro caregiver e su questo la Regione Toscana non ha fatto niente. Da Italia Viva parte una richiesta forte, è mio l'emendamento. Di richiesta all'ordine del giorno per chiedere al governo di istituire anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta. Lo stiamo chiedendo da anni anche a livello nazionale con il nostro leader Matteo Renzi, e oggi è stata l'occasione per depositare un atto ufficiale con la quale, appunto, partendo dalla Toscana, si possa chiedere anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta, perché nel mentre. Le persone morivano, nel mentre le persone venivano soccorse, venivano in alcuni casi curate, nel mentre il volontariato e i medici davano tutto se stesso per aiutare gli altri, c'era chi faceva affari, magari sulla disgrazia degli altri. E questo va messo alla luce: va fatta una commissione d'inchiesta con poteri parlamentari. Quindi dalla Toscana, dall'esperienza positiva di un'indagine, ovviamente conoscitiva così come avviene a livello toscano, parte una richiesta forte a livello nazionale perché questo possa essere raccolto anche a livello nazionale e a quel punto fare una commissione permanente d'inchiesta per verificare effettivamente quello che ha funzionato e soprattutto quello che non ha funzionato quando al governo c'era Giuseppe Conte. Interrogazione del consigliere del Partito Democratico, dunque di maggioranza del consiglio, Gazzetti del Partito Democratico all'assessore all'ambiente Monni riguardante la vicenda del Cheu. Eh, Dibattito ovviamente tra maggioranza e opposizione. L'assessore regionale all'ambiente Monia Monni ha consegnato ai consiglieri regionali un elenco dettagliato degli interventi messi in atto fino ad oggi dalla Regione nella vicenda Cheu. È questa parte della risposta a un'interrogazione in merito alle attività di monitoraggio e di bonifica nei territori interessati presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Gazzetti. Penso che tutti abbiano finalmente la possibilità anche di uscire dall'interpretazione di temi che a volte sentiamo o leggiamo e ci si possa, e questo è lo spirito con il quale. Eh, anche ho deciso di presentare questa interrogazione. Si possa entrare nel merito e si possa affrontare la questione CheU con anche la possibilità di condividere un approccio e eh, schierandosi ovviamente al fianco di chi, come dal nostro punto di vista fa la Giunta regionale, sta eh, agendo in maniera molto concreta e opportuna eh, per eh, un raggiungimento di un obiettivo che è quello della sicurezza e la salute ovviamente delle persone. Toscane e dei Toscani. L'assessore Monni, dopo aver fatto notare come le bonifiche non siano interventi né facili né veloci da fare, ha spiegato che si è in attesa da un anno del decreto del Governo nazionale per la nomina della struttura commissariale esterna e che certamente la Regione Toscana si costituirà parte civile nel processo. A questo proposito, l'Aula ha approvato con 26 voti favorevoli, nessuno astenuto e contrario, una mozione presentata da Irene Galletti, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. La mozione impegna la Giunta a riferire in Consiglio regionale sull'effettiva Costituzione di Parte civile a suo tempo annunciata, illustrando come intende rivalersi sui responsabili per i costi e le conseguenze dirette e indirette che gli sversamenti di Cheu hanno avuto e avranno sui cittadini toscani, sulla loro salute, nonché sul territorio, ambiente ed economia. È la preoccupazione riguardo il fatto che questi sversamenti di materiali contenenti CEO abbiano raggiunto molte più parti della Toscana è, una, è un dubbio, un timore fondato su dei numeri che sono emersi eh, grazie anche a un accesso agli atti che abbiamo fatto e da dei rilevamenti che sono stati fatti anche da ARPAT e riguardano le centinaia di migliaia di tonnellate. Di conferimenti di questi fanghi che sono stati fatti all'epoca, nel corso degli anni si parla dal 2014 in poi. Che all'improvviso si sono dimezzati, sono andati quasi ad esaurirsi nel 2016 con un procedimento, con dei passaggi che sono ancora oggi al vaglio delle, delle autorità. Significa che ci potrebbero essere tonnellate e tonnellate ovunque in Toscana. Serve un'indagine documentale prima e in loco successiva fatta da ARPAT perché secondo noi il rischio rischio che la Toscana eh sia un focolaio denso di questi luoghi di inquinamento è alto. Ancora si dice partiranno i piani di caratterizzazione che sono quei piani che permettono e portano poi alle bonifiche. Partiremo in alcune aree con le bonifiche, il piano è aggiornato, aiuteremo i comuni eh, però la situazione fondamentalmente non è variata rispetto a un anno fa, siamo ancora allo stesso punto. L'unica innovazione è che la Regione ha deciso di mettere a disposizione 10 milioni per le bonifiche. Sì, questi 10 milioni ancora non sappiamo come verranno utilizzati. I tre sono i siti diciamo, che coinvolgono la regione, gli altri siti sono in capo agli enti locali che non hanno la, la strumentazione, non hanno le capacità tecniche all'interno dei comuni. Quindi fondamentalmente tante parole. Però pochi fatti. Non siamo soddisfatti dei tempi, perché in realtà eh, la Toscana e i toscani attendono già da molti mesi l'avvio delle bonifiche promesse, che invece anche per lungaggini burocratiche legate ai procedimenti e all'interpretazione delle norme ancora non sono partite. Inoltre. Ci siamo presi in carico perché eravamo stati i primi insieme al nostro capogruppo Torselli a porre la questione del commissario straordinario per le bonifiche nazionale perché il decreto 152 lo consentirebbe. Ci siamo resi disponibili a sollecitare il governo a procedere alla nomina perché quando lo proponemmo noi ad addirittura a giugno del 2021 la giunta regionale ci disse di no. Il futuro della Fipili, la strada grande comunicazione che collega la Toscana centrale con la costa. La giunta regionale ha annunciato di voler costituire una nuova società per gestire l'arteria stradale, ma tutto questo ovviamente ha scatenato un dibattito tra i consiglieri. Finanziare la ristrutturazione della Firenze Pisa Livorno con il pedaggio per i mezzi pesanti. Il presidente della Regione Eugenio Gianni ha risposto all'interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi su un tema che da mesi divide politici e categorie economiche. Noi abbiamo intenzione, dopo lo studio fatto da KPMG, eh, di provvedere alla realizzazione di una società ad hoc, eh, una società in house della regione Toscana Strada SPA, che si proponga non eh, l'intervento di rincorsa alla manutenzione stradale nella FIPILI, ma possa eh, certo a tratti con scansioni diverse, ma provvedere a allargarla e a potenziarla, allargarla attraverso la terza Corsia dove è possibile, e altrimenti realizzando corsie d'emergenza che oggi non ci sono. Per far questo occorrono almeno 15-20 milioni l'anno e per far questo probabilmente sarà opportuno il pedaggio selettivo, ovvero non a tutti i veicoli ma ai tir che possono essere controllati con il sistema satellitare. Si tratta di un'ipotesi di pedaggio selettivo, cioè per eh, i trasporti eh, oltre le 3 tonnellate e mezzo. Noi abbiamo fatto anche valere il fatto che si potesse pensare a un'ipotesi anche ultraselettiva, cioè soltanto per quei mezzi che vengono da fuori regione e non per i mezzi immatricolati in Toscana. La questione. Chiaramente riguarda 40 anni eh, di una strada che, nella gestione comunque eh, di questa eh, parte politica, non ha mai avuto un approccio sulla manutenzione, sulla sistemazione. Eh, si è parlato eh, della realizzazione di una corsia di emergenza, addirittura. Eh, si parla anche di una terza corsia per i tratti dove è possibile farla, e eh, questo è sicuramente è un elemento positivo che noi, come centrodestra, avevamo anche nel nostro programma eh, elettorale, però se si pensa di eh, sistemare. Una situazione come quella della superstrada Firenze-Pisa-Livorno facendo pagare il pedaggio selettivo ai trasportatori, ai mezzi oltre tre tonnellate e mezzo, a noi non convince, anche perché poi quel pedaggio sicuramente non andrebbe a coprire, si stima un introito di circa. 15 milioni, e questo chiaramente non sarebbe un importo sufficiente per poi garantire la sistemazione effettiva di questa strada. Da parte di Italia Viva verrà monitorato attentamente la progettualità di una società in house. Quello che serve non è mettere un balzello di natura economica. Eh, contro le imprese o contro i tir, con tanti autotrasportatori che tutti i giorni devono percorrere quell'arteria per lavoro, serve fare un grande investimento. La società in house può essere un'idea, ma noi siamo convinti che il finanziamento debba essere richiesto su livello nazionale, in gran parte d'Italia è ANAS che fa questo intervento con risorse di bilancio nazionale, il governo non può esimersi dalla responsabilità politica in toscana di mettere risorse, di fare questo investimento. La società in house può essere un buon volano di investimento, ma a nostro avviso gli interventi possono essere puntuali, diretti e quindi la competenza passare di livello regionale, ma nel contempo ottenere risorse non tanto dalle aziende che lavorano, quanto ovviamente dal governo. Un'arteria che negli anni 90 è nata con un progetto già vecchio, con delle gravi criticità e per la quale lui sta pensando soltanto a trovare un sistema per per creare una SPA dai costi non meglio definiti, probabilmente per mettere su un CDA di persone nominate, quindi per interessi che non hanno nulla a che fare con la viabilità e soprattutto basandosi su un rapporto che al momento nessuno di noi ha visto, ma sicuramente non tiene conto di cosa significa. Per, eh, per tutte le aziende, per tutto il sistema manifatturiero, e commerciale, il tessuto economico della Toscana che nel corso degli ultimi 30 anni eh, è cresciuto intorno a questa arteria, significa non capirne le conseguenze economiche in un momento, tra l'altro, una circostanza eh, di aumento generalizzato dei prezzi che non ha precedenti. Significa scaricare sull'utente finale i costi di quel pedaggio, perché questo sarà il significato. E se non saranno scaricati sull'utente finale, saranno scaricati sulle aziende. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.